Eusebio, Llorente, De Napoli, attenzione, non bisogna ritardare i rilanci, c'è un'occasione ora per la Spagna, il tiro al gol, errore di De Napoli e Spagna in vantaggio con Eloy, castigato De Napoli, rivediamo, De Napoli aveva la possibilità del comodo rilancio, Camino gli ha rubato palla, è entrato su di lui Eloy che vedete con un dribbling a rientrare, è andato al tiro, forse deviato da un nostro difensore, gol della Spagna. Siamo al 36esimo del primo tempo, Spagna in vantaggio. Rivediamo ancora il tiro e la probabile deviazione di Cravero. Non ci voleva, ma si continua. Barone, Donadone, fallo su di lui. E intanto c'è un'ammonizione a Donadone. Punizione comunque per i nostri con Giannini che scodella in area. E c'è il colpo di testa vincente ancora con gli italiani che vanno al pareggio. Rivediamo il tutto. E avete visto il gran colpo di testa di Francini ancora. È proprio Francini che ripetutamente avevamo detto uomo molto pericoloso per gli spagnoli, che riporta le sorti in parità. È un gol preziosissimo, soprattutto perché è arrivato nel momento più topico della gara, dopo che avevamo subito i minuti finali. Chiche, Andrinua, Chiche, Eusebio, il cross, attenzione Roberto, gol, gol di Roberto, situazione di perfetta parità nelle due partite, la Spagna conduce per 2-1, ha segnato Roberto, rivediamo, vedete Kike, il suo cross a Roberto che di testa da due passi mette dentro. Tutto questo al 32esimo del secondo tempo, un vero peccato, ma nulla naturalmente ancora perduto e mi pare di... Para subito a Blamedo. Italia un tiro, 0 gol. Abbiamo cominciato male. Vedete il tiro non forte, piazzato di Giannini che a Blamedo para. Roberto. Dopo il primo turno di rigori la Spagna conduce per 1-0. Per i nostri ora va al tiro Desideri. Thank you.
incredibile doppio errore iniziale dei nostri. La Spagna ha la possibilità di portarsi addirittura sul 2-0 dopo due soli tiri dal dischetto. Ci prova ora Eusebio. Rivediamo il tiro di Desideri, che aveva gelato a Blanedo ma che non ha inquadrato lo specchio della porta. Eusebio per la Spagna. Anche Eusebio, 2-0 per la Spagna dopo due tiri dal dischetto. Tira ora Barone. Singolare la circostanza che i nostri primi tre tiratori del dischetto siano stati tre romanisti, e la Roma sapete che non è stata fortunata nella lotteria dei rigori con il Real Saragozza. Ci prova Barone e anche lui sbaglia. Addirittura 0 gol su 3 tiri dal dischetto. Vedete che Baroni opta per la botta forte ma è troppo centrale a Blanedo. Ancora para. Due parate di Blanedo, un tiro fuori dei nostri. Ramon Vázquez per la Spagna. Se segna è finita. Inutile andare avanti perché i nostri in ogni caso metterebbero dentro due soli tiri dal dischetto. E la Spagna è campione d'Europa per rappresentative nazionali under 21. Una volta ancora la nostra nazionale under 21 ha tenuto il campo con straordinaria dignità e coraggio. Non è stata battuta sul campo, è stata battuta